non c'è movimento. Oggi un pochino in più, però non è più la piazza di una volta. Siamo in 8, signorina, qua dentro, da pagare a fine mese. I banchetti del mercato ortofrutticolo un po' meno affollati e le osterie tipiche con i plateatici limitati. Sono tanti i problemi da risolvere per ritornare alla situazione pre-pandemia, anche perché negli ultimi mesi le restrizioni e le chiusure hanno finito per cambiare addirittura le abitudini. Le persone hanno cambiato anche abitudini e modo di interfacciarsi con i locali, quindi magari sono abituati a fare la colazione a casa e quindi per riprendere ci vuole tempo. Al banco, poveretti, devono prenderlo sul bicchierino di carta, uscire col tappo chiuso e andarselo a bere appoggiati a un cassonetto dell'immondizia. Basta, non se ne può più. E con il bel tempo la voglia di stare all'aperto aumenta, tanto da costringere la prefettura e il comune ad aumentare i controlli. Una particolare attenzione su certe zone, ovviamente qualche provvedimento restrittivo di chiusura ancora per questo sabato almeno sul Prato della Valle, l'Isola Memmia, in concomitanza col mercato che richiama tanta gente, e poi tutto il mondo, diciamo, della movida e dei bar e delle piazze che possono essere ovviamente un luogo di assembramenti.